So che lei fa costantemente recensioni, cronaca, soprattutto culturale di arte. Lei è qui per visitare la mostra su Joan Miró. Che cosa le è più piaciuto? Più che indicare qualcosa che mi è piaciuto, è difficile una mostra così grande, così vasta, credo che l'impressione più prepotente che si afferma è che evidentemente questo periodo maturo della ricerca di Miró è un periodo da un lato più sereno perché lui torna a vivere a Maiorca dove la sua famiglia aveva le origini, ma soprattutto a me sembra che lui metta in discussione perfino il lavoro precedente e diventa un artista anziché luminoso e piacevole, diventa invece un artista con una prevalenza di neri e di rossi che invece fanno apparire una personalità molto più drammatica di quella che eravamo abituati a conoscere. Grazie, e so che lei ha già fatto una mostra su Miró. Io ho curato una grande mostra della grafica di Miró. E qui c'è una sala, infatti, della grafica di Miró. Non bisogna dimenticare che Miró nel 1954, se non sbaglio, perché io sono lo storico della Biennale, ha avuto il gran premio alla Biennale di Venezia proprio per l'opera grafica. Quindi è una sala opportuna in questa grande Una esposizione. domanda così veloce. Miró grafica, Miró pittura, Miró scultura, è sempre lo stesso Miró. Io non ho mai creduto alla gerarchia dei linguaggi espressivi e specie nel caso di Miró non vedo alcuna differenza di qualità formale o di intensità ispirativa in tutti i linguaggi che lui ha usato, la pittura, la scultura, la grafica. Grazie.